Il Consiglio provinciale di Bolzano ha respinto oggi una mozione di Südtiroler Freiheit sul tema della sicurezza pubblica e dei sempre più frequenti casi di furto. Nel documento si chiedeva di intervenire con vertici tra le varie autorità competenti e cofinanziando, per esempio, l'acquisto di sistemi d'allarme da parte dei privati. Secondo la Giunta, non esiste un'emergenza sicurezza. La mozione è stata respinta e lo stesso dicasi per una mozione dei Freiheitlichen che chiedevano il passaggio di competenze da Roma a Bolzano in tema di immigrazione e pubblica sicurezza. Tornano a guardare al futuro con maggiore ottimismo le imprese altoatesine, lo rivelano i dati del barometro dell'economia redatto dalla Camera di Commercio di Bolzano. Oltre tre quarti delle aziende confidano di poter conseguire una redditività soddisfacente nel 2015, anno per il quale l'Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio prevede una crescita dello 0,6% del prodotto interno lordo altoatesino. Dura denuncia di Alto Adige nel cuore riguardo a una situazione di degrado venutasi a creare da parecchi giorni a lato della ciclabile che collega l'incrocio tra le vie Druso e Resia all'ospedale di Bolzano. Tra le sterpaglie sarebbe stato allestito un insediamento abusivo da parte di Senzatetto con problemi dal punto di vista igienico-sanitario, rispetto ai quali l'amministrazione pubblica ha però le mani legate. Trattandosi di un'area privata, il comune può intervenire solo dopo 60 giorni dalla segnalazione, procedendo allo sgombero e addebitandone i costi al proprietario del terreno.